Hola, hola, hola. Dunque, oggi andrò a definire, a finalmente a rispondere al caso umano che mi ha riempita di merda ieri, perché mi hanno riempita di merda, ma non solo, ha insultato un po' tutti. Allora, sfortunatamente, mio caro, ti ho bloccato, come ti avevo detto, io fino a circa mezzanotte ti lascio la possibilità di dire tutto ciò che vuoi, ma ti blocco. Quindi, per rispondere, no, devo sapere cosa mi dici tu. E secondo me la risposta più bella è leggere tutto quello che mi scrivi, perché così ti autodefinisci. Vediamo come ti autodefinisci e questa sarà la mia risposta. Cosa penso io di te è praticamente quello che pensi tu di me, praticamente. Niente, questo inizia sclerando, insultando la squadra di calcio, penso tedesca, perché io l'ho interpretata così. Poi non lo so, perché effettivamente nella squadra tedesca non ci sono ragazze di colore, per cui quello che ha detto secondo me non ha senso. Comunque ve lo leggo. Cinque pappine e quelle negracce di merda, Forza Italia. Quindi penso che si riferisse alle tedesche. Se ho sbagliato, correggimi pure, tanto mi insulti, tanto ti fai un altro account falso e mi insulti anche lì. Porco la puttana la Madonna. Questo non l'ho capito, comunque. Bestemmia quanto vuoi, ho fatto il Politecnico. Sentir bestemmiare non mi fa né caldo né freddo. Ma il tuo uomo è Mark Caltagirone? No. Perché si chiama Holga. Paradise Now. Chi fa pena sei tu? Che fai la comunista e poi sei una nazista che censura e blocca il diritto di libertà di parola. Dopo che ti sei assicurata che la tua vittima non può e poi non c'è più perché purtroppo è andato cancellato. Niente. Spiacente, non mi chiamo Sabrina, non ne prendi una, porella, pulisci casa. No, non pulisco casa semplicemente perché ho il robotino, me l'hanno regalato il mio uomo e me la lascia usare. Sei tu che mostri la scatola di psicofarmaci. Sfigata nullità, viva l'Italia. Chi ha mai detto il contrario? Ma vabbè. Chi ha mai detto il contrario di viva l'Italia? Io psicofarmaci non ne uso, usavo un farmaco molto molto leggero che è molto simile alla valeriana. Fascista che prima manganelli le persone, le butti nella fossa e poi il video senza che possano difendersi. E tu odi Salvini? Parteggi per quella professoressa dall'aria? Vergognati. Io in vita mia non ho mai manganellato nessuno. Pensa a te che ho un fratello maggiore che odio, ma neanche lui ha manganellato nella mia vita. L'avrò preso a calci nelle palle non so quante volte, ma manganellato no. Sei più falsa, fascista e tiranna di Salvini e del suo governo. Fai peggio di Salvini, sei nemica della libertà di espressione. La professoressa dall'aria rifiuterà la tua solidarietà. Ma lascia lei parlare, al limite è lei che dica no, mi fai schifo perché neanche fai i giusti congiuntivi. Allora lì dirò minchia ragione, ritorna in terza media. Però almeno lascialo a lei dire, no? Parli per lei, quello mi dà fastidio, scusa. Anche la tua amica si comporta come Salvini. Fate ridere ai polli. Non so perché è andato a insultare qualcuno a caso. Comunque, vabbè. Paradise Now. Quindi sono Sabrino, lol. Ah, non lo so chi sei, perché sono 3 anni che rompi le scatole con 500 account falsi. Quindi dovresti tu dirmi chi sei, ma a questo punto non ci credo, non ci crederei più perché hai fatto. Cioè, una volta ti chiami Elisa, un'altra volta ti chiami Sabrina, un'altra volta ti spacci per. L'altro ieri avevi cambiato sesso, eri diventato un uomo. Vieni un po' tu. Dusty Meat, hai fatto cacciare un altro utente sparlando di lui, a me non ha cacciato nessuno. Torna a fare la fame lì che io lavoro.
Non ho capito. Comunque non soffro la fame, si vede, cioè c'è pure un po' di panzetta. Al limite devo dimagrire. Paradise Now. Non sto certo alle tue scadenze. No, guarda, al limite la frutta, la verdura alla data di scadenza, gli uomini al limite muoiono, ma spero di no. E poi comunque io spero di non morire. Beccati questo tsunami di merda. Oh, sì. Tu e quei quattro sfigate che ti danno ragione ancora prima di ascoltare le cagate che dici nel tuo video, penso che abbia detto video. Possono anche darmi torto, possono anche farmi cambiare idea, perché no? Ora che il caso umano ti ha seppellito di merda. Ma non sembrano sporchi, però sono seppellita di merda. Ricordati un detto del Vangelo. Tesoro, sono atea. Sai cosa vuol dire atea? Io sono atea tendenzialmente. O meglio, io credo in qualcosa che non è definibile dalla Chiesa cristiana, te l'assicuro. Dalla Chiesa cattolica anche. Ricorda un detto del Vangelo. Vediamo se me lo ricordo. Non fare mai agli altri quello che non vuoi che venga fatto a te. Ecco, infatti, tu sei 3 anni che rompi il cazzo. Vorresti che qualcuno ti rompa il cazzo per 3 anni? No? E allora vedi di essere coerente con le tue idee. Ciao, ciao. Bloccami pure. Bla bla bla. Sì, ti ho bloccato perché sei una cosa indecente. Cioè, io ti rinnovo questa cosa. Questa è proprio l'ultima volta. Dimmi che diavolo vuoi. Sabrino, che diavolo tu sia, dimmi che diavolo vuoi e piantala, sparisci. Perché ovviamente tu hai fatto liceo biologico, perché l'ho fatto anch'io. Tu hai fatto ingegneria, perché l'ho fatto anch'io. Insomma, si è capito, non c'è bisogno di una laurea in psicologia che sei invidiosa. Dimmi che diavolo vuoi e basta. E poi volevo fare un discorso. Tu hai il doppio dei miei iscritti, forse l'ho perso quel... Aveva scritto che lei aveva il doppio dei miei iscritti. Benissimo, brava, complimenti. Io non sono in competizione con nessuno. Frega un cazzo, cioè, nel senso, anzi, sportivamente ti dico brava. Brava, ben fatto. Io ho le mie ambizioni, guarda. C'è gente che ha 10 volte i miei iscritti, 20 volte i miei iscritti, 60 volte i miei iscritti, 100 volte i miei iscritti, 200 volte i miei iscritti. Bravi, complimenti. E lo dico senza invidia e senza sarcasmo, perché delle volte parlo in modo sarcastico e non intendo essere sarcastico. Io dico, veramente, bravi, complimenti, siete più bravi di me. Ma non sono in competizione con voi, cioè, io ho i miei obiettivi, diversi da altri, e vado avanti, cioè, proprio, cazzo frega fotte sega, posso dirlo. Ecco, benissimo. Dimmi cosa vuoi. Veramente, io non fosse il fatto che ho paura che mi apri la gola da qua a qua, perché non è tanto normale, perdonami se mi permetto di dirtelo, spacciarci per 50 persone, spacciarti per 50 persone diverse. Mi prenderei un caffè con te, stando attento che non mi metti il veleno, e ti chiederei che cosa diavolo vuoi, qual è il tuo problema. Perché tra tutte le cose, no? Tra tutti i tuoi personaggi c'è stato un personaggio che ha detto: aiutala. Di per sé non ti aiuterei perché hai cercato di rompere le scatole in tutti i modi, è stato detto che io picchio il mio uomo, che il mio uomo picchia me, che Max Nor picchia la donna, insomma, tutta gente che si deve solo picchiare non si sa perché. Io ti chiederei, veramente, dimmi qual è il tuo problema. Io non so se saprò risolvertelo perché tu hai bisogno di aiuto, amica mia, tu hai veramente bisogno di aiuto. A me mi alzi le visualizzazioni, per cui perché dovrei parlare di cose complicate? E poi volevo dire una cosa molto molto importante a una persona che sicuramente ce l'ha a morte con me perché pensa di essere stato cacciato da Steemit. No, non ti ho cacciato, te ne sei andato tu di tuo. Poi comunque questo è il mio canale, ci dico quello che cavolo voglio io. Seconda cosa, se tu non sei d'accordo con le mie scelte, non seguirmi. Io non metto la pistola alla tempia a nessuno, non costringo nessuno a seguirmi. E poi, cioè, io ho dei contenuti, tu no, fai solo scandalo, eccetera. Ma
Tesoro, guarda che io i libri li so leggere e non devo dimostrare niente a te. Prima di tutto, non devo dimostrare niente a nessuno. Cioè, se io fossi una cogliona, non avrei passato esami per quattro paesi dell'Unione Europea. Nessuno mi ha mai regalato niente nella vita, anzi, se potevano togliermi qualcosa l'hanno fatto molto volentieri, fidati. Per cui non ho questa volontà di esprimere assolutamente cultura. Quello che leggo sono cavoli miei. I libri che di cui voglio parlare, quando li avrò finiti, ne parlerò. Giusto per dire una cosa, ho letto un libro in ceco, ci ho capito molto poco perché parla di un romanzo sulle divinità dell'antica Grecia. Allora, io ho poche conoscenze di base, quindi ho faticato molto per quello che non ho fatto il riassunto, perché il riassunto sarebbe una merda. Devo rileggerlo, rileggerlo, rileggerlo per quello che non ne ho fatto. Ma comunque, se non vorrò mai fare un video su questo perché non mi sento pronta, sono solo cavoli miei. Cioè, non devo far sfoggio di cultura a tutti i costi. Detto questo, se io faccio ancora i compiti a 50 anni, a parte che non ne ho neanche 40, continuano ad essere un pacco di cazzi miei. Io sì, lo condivido su internet certe cose. Le condivido. Non credo che questo sia il passepartout per insultarmi pesantemente come è stato fatto, perché poi, cioè, non ho letto un ce n'erano di peggio, ce n'erano anche sul mio uomo, cosa che mi dà fastidio perché lui non si espone, io sì, perché dovete mettere in mezzo lui, cioè, non è abbastanza quello che avete detto su di me, che è stato detto di tutto di più. Poi, cioè, tesoro caro, io non pagando nessuno, un dottorato l'ho finito. Che io non sappia parlare l'italiano, che io parli peggio che Di Pietro l'italiano, sono fatti miei. Sono fatti miei. Riguarda me. Dopo tutto mi è piaciuto che certe persone mi hanno commentato, però ho scoperto che il lavoro non ce l'hanno neanche loro. Per cui perdere il lavoro, siamo d'accordo, è una cosa molto semplice. Non ti devi incazzare con me perché te l'ho detto. È un dato di fatto. Ti potevi incazzare con chiunque, ti incazzi con quello che ti dice la verità? Boh, detto questo, io non vorrei dare l'idea di una persona, di essere una persona troppo sicura di sé. No. Ho assolutamente anch'io le mie sicurezze, le mie paure, per esempio io odio il buio, però l'affronto. Vado in giro in bicicletta al buio. Per questo tutti questi eter non è che mi rendano molto tranquilla, perché uno che si spaccia 15 persone diverse, qualche problema ce l'ha. E lo dico senza polemiche, tu hai dei problemi, dovresti farti aiutare. Da qualcuno più bravo di me, perché non ho studiato psicologia, ma veramente fatti aiutare. Non è insultando me che risolverai i tuoi problemi. E onestamente, proprio senza la pena cristiana, che cosa? Mi preoccupi, nel senso, per te. Perché tanto io l'ho scoperto, lo so perfettamente che non sei in Svizzera, non sei in Austria, tu sei dalle parti di Pinerolo, sei piemontese tanto quanto me. Che non c'è niente di male. Però sono stata accusata di essere razzista, nazista, eccetera. Ecco, io vorrei soltanto dire che in vita mia partiti di questa regione non li ho mai votati. Ecco. Forse solo una volta e me ne sono pentito e ho detto, mio Dio, che ho fatto? Ma avevo 18 anni, ecco, non avevo proprio l'idea del tutto chiara. Boh. Ti ho voluto ancora rispondere perché sono curioso veramente di sapere che cosa c'è? Come pensi, no? Giusto così, per curiosità. Quello che penso io è che tu sia molto invidiosa, non rendendoti conto che nella mia vita non c'è assolutamente niente da invidiare, lo dico io per prima. Se tu sei invidiosa della sicurezza che ho in me stessa, guarda, ti assicuro che questa sicurezza che tu vedi, io l'ho conquistata con tantissimo dolore e non lo auguro a nessuno. Non lo auguro a nessuno. Non lo auguro veramente a nessuno. Perché sì, ho conquistato questa sicurezza, però ho pagato un prezzo altissimo. Ho visto i miei connazionali che erano i primi a tradirmi. E non è che sono una morta di fame come tu mi dici. Non come tu mi dici. E quarta cosa, cioè, non è che però ho
Ho guadagnato tanto, sì, ho un tetto sulla testa. E se ti fa sentire meglio darmi della mantenuta, fa pure. Ma tanto entrambi lo sappiamo che non è così, no? E quando anche io fossi una mantenuta, rubo qualcosa a te? Non credo. Poi è vero. Mi mancano più di 500 iscritti ad arrivare alla monetizzazione. I miei obiettivi sono molto lontani da raggiungere, però anche qui sono affari miei. Un bacione a tutti e mi raccomando, non picchiate le fidanzate o i fidanzati, non picchiatemi, non si risolve niente così.